Niente, ho lasciato la porta accostata che stavo fumando impacchettando, che venerdì mattina consegno le chiavi del locale. Ho messo vista, cioè è stato un uragano addosso, perché mi hanno preso, mi hanno scocciato i bracci, cioè non lo so nemmeno io. Non so se è vero, non so nemmeno se ho avuto paura, non mi sono resa conto di niente. Prima buttato da una parte vicino all'armadietto, qui dietro vicino al bagno, e poi mi hanno chiuso un cuscino. Gli ultimi clienti li ho mandati via verso le 2, che io ho cominciato a pacchettare, volevo stare da me a fare le ultime cose. Quindi ho chiuso la porta chiave quella, fumando, ho lasciato un pezzettino di quella aperta. Loro cercavano il trovamento del denaro. Ma io senti, addirittura avevo borselli con l'incasso che sia delle macchine che avevano fatto il venerdì, che domani c'avevo da fare dei pagamenti, perché per l'appunto faccio il trasloco anche di casa e mi servivano, quindi avevo tutto a portata di mano, e invece hanno spaccato le macchine, quindi loro sono partiti diretti, io pensando di trovare le macchine piene, non lo so perché, col fatto che staccavano giovedì venivano a portarle via. È stata anche picchiata, aggredita. Non so se ho avuto un labbrone o un cazzotto, ma penso un labbrone, cioè, perché sennò a quest'ora avevo il livido. Ma un po' rintocchito, non mi sono nemmeno accorta quando mi scocciavano le mani dietro, che non sapevo nemmeno con che me l'avevano legato. Parlavano, hanno detto qualcosa. Ho sentito qualcosa quando mi hanno detto che dovevo star ferma, mi sembrava una cadenza rumena, credo. Mi ha detto solo di star ferma, mi sono sentita legare. Prima sto labbrone cazzotto, ho sentito bruciare la faccia, quindi mi ha un po' rimbambito. Dopo ho cercato di liberarmi in cucina, avendomi chiuso in cucina, c'era la finestra aperta, dico prendo e provo a sciogliermi con i bracci dietro, e non ce l'ho fatta. Ho preso un mestolino che era più lungo per tirarmi il telefono, visto che era troppo lontano, non ce la facevo. A quel punto dice, è arrivata la polizia, ma dice che ho chiamato i carabinieri, non so nemmeno io che ho fatto. Hanno spaccato le macchine, non credo abbiano portato via chissà cosa, perché hanno provato a aprire anche il cambiamonete e non ce l'hanno fatta. Le macchine erano state svuotate lunedì, quindi sicuramente col fatto che cedevo il locale, sapendo che giovedì vengono a portarle via, può darsi che io mi abbiano sentito. Penso che a sto punto qualcuno che sapevano già i miei movimenti. Io fino ad ora paura no, ho sempre cercato, a parte non avrei mai pensato mentre entrassero al locale aperto. Ho sempre cercato di difendermi, quindi non sono una che ha paura, che mi guarda. E come le altre volte, quando c'è qualcosa è troppa calma, ma sempre messo agitazione addosso. Infatti avevo la sensazione, dico, speriamo di riuscire a chiudere in santa pace senza che mi sfascino il locale. Ma io pensavo che mi sfasciassero il locale, non che entrassero a bar aperto. Bel ricordo.